sia con tutti voi. Novena del Santo Natale. O Dio, vieni a salvarmi. O mio caro Gesù, dolce bambino, che nel sen di Maria per noi scendesti, concetto dallo Spirito divino, umile forma di servo anche per destri. Deh, pari a tanto eccesso e tanto amore, corrisponda fervente anche il mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, con Giuseppe e Maria, Madre pudica. O dolce mio Gesù, che visitasti Elisabetta e il grembo di Maria, ed a Giovanni tanta grazia dasti, che nel ventre saltò per allegria. Deh, visita con la grazia tua divina l'anima mia che è povera e meschina. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, Madre pudica. Con Giuseppe e Maria, Madre
monarca immenso, da una stella ai tre magi palesato, con tre doni d'oro, mirra e incenso, misteriosamente regalati. Deh, ricevi anche tu per cortesia le tre potenze dell'anima mia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre di Dica. Thank you.
Padre, soggettandomi alle pene, con la grazia tua cresca nel bene. Ave Maria, grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Con Giuseppe e Maria, madre, dica. Gesù, che da Giuseppe e da Maria, posti Gerusalemme a ricercarlo, e da quelli, con giubile d'allegria, fra i dottori nel tempio ritrovato. Dei, pari solo te, certi in questo mondo, per ritrovarmi in cielo, lieto e tuo porto. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Con Giuseppe e Maria, madre unica, e il Verbo si fece carne. Preghiamo, concedi, o Dio onnipotente, che la nuova nascita del tuo Figlio secondo la carne ci liberi dalla schiavitù antica che ci tiene sotto il giogo del peccato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nei suoi giorni fiorisca il giusto.
Cristo e abbondi la pace finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Il suo nome dura in eterno, davanti al sole germoglia il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Alleluia. Venga il tuo regno di giustizia e di pace, ecco, non facciamo altro che
chiedere al Signore di realizzare questo progetto di amore che è da sempre. Dicevo, la genealogia ci richiama proprio alle origini del mondo. È da sempre questo desiderio di Dio che vuole la salvezza e la pace per ciascuno di noi. Ma perché questa salvezza, questa giustizia e questa pace possa realizzarsi nella vita e nella storia di ciascuno di noi, Dio ha bisogno di noi, così come ha avuto bisogno di rendersi visibile agli occhi dell'uomo attraverso l'incarnazione, prendendo proprio la nostra sembianza umana, e alla stessa maniera ha bisogno di noi perché noi possiamo cooperare alla sua opera di salvezza, perché noi possiamo cooperare alla sua opera di redenzione, possiamo cooperare alla sua opera di pace. Dio non è un monarca che impone niente a nessuno, ma chiede a ciascuno di noi che possiamo collaborare a questo disegno di amore. E la liturgia che noi celebriamo non è altro che l'esaltazione di questo desiderio di Dio. Tutte le volte che noi ci accostiamo alla Eucaristia, nell'ascolto della parola di Dio e nella comunione con il corpo e il sangue del Signore, non facciamo altro che dare al Signore la nostra disponibilità perché si realizzi anche nella nostra vita questo progetto di amore da un lato, e dall'altro lato diciamo al Signore che vogliamo collaborare con Lui perché l'edificazione del Regno di Dio possa realizzarsi giorno dopo giorno, a partire da noi stessi. Per cui quando parliamo di pace, quando parliamo di giustizia, non dobbiamo pensare agli altri, non sono cose che riguardano altri, ma sono cose che dobbiamo cominciare a edificare noi stessi, se vogliamo un mondo diverso. E quando parliamo del mondo diverso non pensiamo subito all'Africa, cominciamo a partire, ecco, da dove abitiamo noi. Dipende anche da noi che le cose funzionino in un certo modo, dalle piccole alle grandi cose. Dipende anche da noi realizzare ogni giorno nel nostro piccolo quella, mettere quel mattoncino uno sopra l'altro affinché questo Regno di Dio possa già manifestarsi dentro di noi, possa già manifestarsi attorno a noi. A noi viene più facile pensare subito agli altri, alle cose che devono fare gli altri, alle cose che sono obbligati a fare gli altri, ma spesso non giriamo l'indice verso di noi, perché appunto ci viene più comodo pensare agli altri. Invece il Signore in questa dinastia, così come ci è stata elencata, fa nomi e cognomi, in questa genealogia fa riferimenti chiari, e i riferimenti chiari riguardano anche ciascuno di noi. Il Signore a noi chiederà conto di come abbiamo collaborato in questo disegno di amore, in questo disegno di salvezza, non chiederà conto agli altri, ma chiederà conto a noi di noi stessi. Per cui chiediamo al Signore che ci aiuti a far sì che questo regno di giustizia e di pace possa realizzarsi già nella nostra vita, perché noi possiamo farci collaboratori di Dio nella realizzazione di questo regno. E il novenario che celebriamo è un momento forte, un kairos grande della presenza dello Spirito che ci permette di realizzare tutto questo. Per cui viviamo questi santi giorni proprio con questo grande richiamo da parte di Dio. E chiediamolo alla Madonna Santissima perché ci custodisca nel suo amore, e così come lei è stata pronta, è stata la veloce ascoltatrice di questo dono di grazia, possiamo anche noi ascoltare quello che il Signore ci chiede e realizzare con Lui questo regno di giustizia e di pace. Amen.
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti. La Vergine Madre attese lo portò in grembo con i nefandi di amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo. Mistero nella fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci avessi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santo Onofrio e tutti i santi che ad ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio,
canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donami unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, thank you.
esaudisci i nostri desideri e fa che ardente del tuo spirito splendiamo come lampade davanti al tuo Cristo che viene e ti riverregna nei secoli dei secoli. Vediamo stamattina il montaggio sul bambino. Buongiorno Giovanni. Ok. Vediamo. Numero 41. Chi ce l'ha il 41? Eccoci qua. Luisa Bressani stamattina. Grazie. Accogliamo adesso la benedizione del Signore e poi dopo, per chi lo desidera, ci tratteniamo per un momento di fraternità, perché stamattina ringraziamo Peppina che ci offre collaborazione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Diamo grazie, e buona giornata. Amen.